Benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nel video riguardante la ciclistica del KTM SX85. Come vedete al mio fianco c'è il blocco che abbiamo concluso nel video precedente. Mi raccomando, andate a vedervelo. Iniziamo subito con una chicca veramente spettacolare. Va bene, non subito la chicca. Allora, in pratica abbiamo fatto verniciare sia la molla che il telaio. Partiamo dalla molla. Verniciatura arancione KTM. E questa la appoggiamo qua. Adesso venite che passiamo alla chicca figa. Eccolo. Allora, tutto bendato. Ci siamo. Questo è il telaio. Questa è la faccia sorpresa di Masha. Verniciatura nera con i glitter. Alla luce vedremo poi il risultato sberluccicoso. Oh, guardate che bello. Telaio scoperto. E siamo già contenti, vero? C'è un lavoro da fare sul telaio, cioè quella di riprendere i filetti e anche i buchi. Dopodiché, sullo scaffale, come vi dicevo nell'altro video, dovremo andare a pulire tutte le componenti della ciclistica. Queste sono tutte le componenti dell'SX completamente sporche. Adesso andremo a pulirle e a tirarle nuove. Ma è nera sta benzina. No. Guardate che goduria che c'era dentro il serbatoio. Delizioso, anche i capelli, guarda che bello. Questo risultato è tornato come nuovo. Come procede? Guarda. Ottimo, ottimo. Io procedo di là, ciao. Masha ce l'ha fatta. Ha pulito il forcellone. Adesso lo riassembliamo. E guarda il mono come è venuto bene, guarda che bello che è. Benvenuti in siliconare una cassa filtro col silicone da bagno. Dopo un lungo pomeriggio abbiamo terminato la pulizia. Mancherebbero radiatori, manubrio da togliere le manopole. Primo step è mettere il forcellone e il monoammortizzatore. È entrato. Vabbè, ma te se vai. È arrivato il magico momento. E poi così leggero. Mettere motori è sempre un parto, ma ce l'abbiamo fatta. Niente, stasera è il niente. No, vabbè, io non ho parole. Io non ci posso credere. Ma io non ci posso credere. Che bella.
Adesso l'accendiamo, vi lasciamo allo spettacolo. Stamattina siamo andati a prendere un altro Six. Perché le componenti costavano troppo. Visto che abbiamo trovato questo annuncio a niente praticamente, abbiamo optato per prendere una ciclistica nuova. E questa qui è del 2012. Noi adesso prendiamo le componenti che ha montate di buone e gliele piazziamo sopra il 2006. Potevamo fare il contrario, così aveva più valore, cazzi e mazzi, però il telaio l'abbiamo già riverniciato. Ci sembrava un po' brutto. Ve la faccio vedere. La cosa bella, cose belle, sono un po'. Visto che questa qui ha il serbatoio arancione, arancione sbiadito, Masha lo voleva nero, poverina, allora l'abbiamo accontentata. Ha anche le forcelle nere, che sono una figata, e ha gli steli con il blocco partenze. Quindi, valore aggiunto. Possiamo rubargli il mono, perché ha il bombolotto nero, però questo qui possiamo anche lasciarlo, non importa. Volendo, c'è anche il manubrio da 28, ma questo qui lo lasciamo perdere, visto che c'è il traversino figo. Dischi freno, che sono praticamente nuovi, sia quello davanti che quello dietro, e cosa importantissima, la pompa del freno posteriore. Questa qui frena, l'altra aveva il pistoncino un po' demolito. Adesso direi che ha decisamente un altro aspetto. La moto è cambiata parecchio, anche solo col serbatoio e le forcelle nere ha un'altra faccia. Quello è quello che resta dell'altra. Come primo passaggio abbiamo ordinato le plastiche nuove. Partiamo dal codino. È figo. Molto figo. È un pezzo unico con anche le portanumero laterali. Cioè dal culo, dalla fine all'inizio. Sì. Va bene. Parafango anteriore, KTM SX85 di che anno? 2018. 2018, perché volevamo fare un restyling dell'avantreno prendendo la tabella portanumero. Ecco, deve ancora arrivare, insomma. Convogliatori, radiatori, arancioni, va che lucentezza. Ok, il progetto diciamo che è stato pensato come davanti arancione e dietro nera, con le grafiche ovviamente. Grafiche, copertina sella e che dovremmo ancora progettare, le progetteremo insieme. Ecco a voi, guardate qua che bella. È molto figa, è molto figa. Molto figa, cosa ne pensi? Minchia, sei piena di soddisfazione te, mamma. Ci siamo dimenticati di cambiare le manopole, va che merda.